Misericordia è una parola femminile, forse non a caso. Sì, non a caso perché fa riferimento ad un'esperienza di una persona, che è un qualcuno, che è Dio, che si è presentato a noi attraverso una donna e attraverso tutto un linguaggio che del femminile ci ha dato una grande testimonianza. Quindi misericordia è stare con gli uomini, imparare dagli uomini ad aver cura di loro. E chi meglio di una donna questo sa farlo? Quanto della maternità c'è nell'esperienza di perdono? Ecco, perdonare significa prendere una vita tutta intera. Perdonare non significa cancellare, perdonare significa io ti accolgo tutto. E una madre che dà vita a un figlio lo vuole custodire dagli errori, ma lo vuole salvare per sempre, tutto. E allora questo è essere madre, riuscire veramente a dare vita e a dire a un figlio vai avanti, se sei caduto non ti preoccupare, questo significa perdonare, vai avanti. Abbiamo più volte riflettuto al Festival Francescano, anche grazie al contributo di molte suore, del contributo femminile che la donna può dare alla Chiesa. Lei cosa ne pensa? Ecco, ritengo che il contributo femminile, quello che sento io, è la capacità di pensare in maniera diversa, quindi non oppositiva al maschile, come se ci fosse un modo di pensare maschio o un modo di pensare femmina o femminile. Ma il femminile significa la mia esperienza di Anna Pia, l'esperienza di Chiara, l'esperienza di Patrizia, eccetera. Questo significa essere donne nella Chiesa, essere persone concrete, singolari, appunto, e non universali, non dei nomi. Grazie. Prego.